Ignazio La Russa a Faenza per sostenere la candidatura di Paolo Cavina. Continuano gli appuntamenti in Piazza del Popolo organizzati da Fratelli d'Italia all'interno della campagna elettorale che porterà al voto del 20-21 settembre. Sabato mattina è stato il turno del vicepresidente del Senato raggiungere la città manfreda in vista della chiamata alle urne degli elettori. Nel suo discorso a simpatizzanti e candidati, La Russa si è concentrato sul programma della coalizione di centrodestra, condiviso da tutte le liste senza particolari distinguo. È una candidatura che mi inorgoglisce perché è la sintesi di ciò che vuole Fratelli d'Italia: superare gli steccati sulla base di programmi chiari, di progetti precisi, di accordi che vanno solo nell'interesse dei cittadini, in questo caso di Faenza, più largamente in Italia, della nostra patria, dell'Italia stessa. Da un lato c'è un'accozzaglia di soggetti che a nostro avviso ha come primo obiettivo quello di far perdere gli altri per rimanere attaccati alla poltrona, dall'altro lato, come dimostra proprio Faenza, vi è un progetto serio di crescita sulla base di contenuti, programmi, progetti per la città e per l'Italia. Quando abbiamo incontrato Paolo Cavina, un mese e mezzo, due mesi fa, quando sono iniziati i primi abbuccamenti, abbiamo iniziato a dire: che cosa vogliamo fare per Faenza? Paolo, che cosa vuoi fare per Faenza? E lui ha detto semplicemente: io voglio una città più sicura, voglio una città più decorosa, punto sullo sviluppo economico, voglio migliorare la rete infrastrutturale, voglio riportare nell'ospedale le specialità che via via sono venute meno nel corso di questi anni. E ho detto: scusa, ma sono le stesse cose che vogliamo noi, cioè ci siamo guardati e abbiamo detto: che cosa c'è di diverso? Questo è il nostro programma, è il programma di Fratelli d'Italia, chiaramente con qualche accento e qualche sfumatura necessariamente diversa, che non fa altro che arricchire il programma. Su questo abbiamo trovato una sintesi e abbiamo deciso di partire con questa avventura, ben consapevoli che veniamo da storie e da percorsi che sono completamente diversi. Un percorso per Paolo che si è chiuso perché non è riuscito a fare quello che avrebbe voluto fare, non ha avuto le possibilità. Noi riteniamo queste possibilità, noi Fratelli d'Italia, gli amici della Lega e tutti gli altri della coalizione, di potergliele dare, perché c'è una condivisione programmatica, perché amministrare una città significa risolvere questi problemi, non altro, ecco. Non ci troveremo mai, quindi questo lo voglio dire, non ci troveremo mai nella condizione in cui si sono trovati PD e 5 Stelle. Non va bene parlare degli altri, ma questo bisogna ribadirlo, non più tardi di due giorni fa, quando in Consiglio Comunale viene presentato uno degli elementi cardine di un'amministrazione comunale, cioè quindi la riorganizzazione della Tari e della gestione dei rifiuti. Il Movimento 5 Stelle vota contro e dice: voto contro perché non condivido il progetto di gestione politica dei rifiuti portato avanti da questa amministrazione. Ma Massimo Isola è il vice sindaco di questa amministrazione, è stato artefice di questo progetto di gestione dei rifiuti. Che cosa succederà domani, quando si troveranno ad affrontare, non si troveranno perché comunque vincerà Paolo Cavina, però malauguratamente succedesse quando ci si troverà in questa condizione? Ci sono delle contraddizioni che esploderanno. E quindi questo da noi non succederà, perché la condivisione è del programma, la condivisione programmatica ci porterà a stare insieme 5 anni per il bene di questa città. In caso vinciate nei vari territori al voto, soprattutto dalle regioni, cosa chiedete al Presidente della Repubblica? Ma vede, noi anche a prescindere, abbiamo già chiesto e a maggior ragione chiederemo se vinceremo in molte regioni, che il Presidente valuti quello che dicono i costituzionalisti, cioè che per mandare gli italiani al voto anticipato non è necessario che perdano i numeri in Parlamento, l'accozzaglia del 5 Stelle e il PD che litiga su tutto. È sufficiente che il Presidente della Repubblica, lo dicono i costituzionalisti, recepisca che vi è una differenza sostanziale tra la volontà popolare e la politica e gli accordi di un governo nato solo per conservare la poltrona. Noi speriamo di mettere questa pulce nell'orecchio del Presidente, che la mettano anzi i cittadini col loro voto, che hanno quindi una doppia valenza: uno, come qui a Faenza, far vincere Paolo, far vincere un'alleanza che vuole rilanciare la città, ma anche un'altra valenza, quella di dare una speranza agli italiani di poter decidere loro, col loro voto, il futuro della nostra patria. Per quanto riguarda invece il referendum? Il referendum, diciamo, noi abbiamo votato sì in Parlamento, adesso c'è il referendum, io non mi sbraccio, considero abbastanza superfluo questo referendum e dico che i cittadini hanno il diritto di votare come meglio ritengono.